Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con il Napoli su Telecapri. Facciamo una chiacchierata su questo match di ieri sera, la vittoria è arrivata, la prestazione direi no, se devo essere sintetico all'inizio, poi approfondiamo, momenti qualche cosa si è visto inizialmente, però poi alcune cose non sono andate nel verso giusto, si è rischiato molto, anche il valore dell'avversario non era elevatissimo, pizzico di fortuna nel finale, è arrivata la vittoria, prendiamoci i 3 punti. Perché qui un girone che si sviluppa su 6 partite è pesantissimo, è una vittoria fuori casa, quindi può incidere pesantemente sul discorso qualificazione, ma per la qualificazione, per il campionato, per tutto quello che si deve fare, bisogna migliorare non poco. Guido Gaglione, ciao, buonasera. Stasera Ciao Paolo, buonasera a tutti. Ciao, con noi fa molto piacere Vittoria Biancardi, ciao Vittoria. buonasera a tutti. È arrivata la vittoria. È arrivata Vittoria, noi abbiamo già un'altra nostra collaboratrice che si chiama Vittoria, quindi da questo punto di vista stiamo facendo tutto quello che possiamo fare per arrivare alla vittoria, però tu Vittoria è arrivata, come non lo sappiamo nemmeno noi, però Non è lo sappiamo arrivata. nemmeno noi. È arrivata questa vittoria. Sicuramente fa bene dal punto di vista della classifica, Paolo, Classifica, brava. come dicevi tu, nella Nella classifica classifica. oggettivamente sì, perché mi chiedevo che potevi dire del morale, sul morale non lo No. so. Non lo so sul morale se ha inciso, ne parleremo comunque durante la puntata, grazie anche alle telefonate e ai messaggi che gli amici potranno inviare a questi numeri che ci legge Vittoria. Sì, al numero di telefono 081 30 85 977 per telefonare in diretta, mentre messaggi al 345 600 2947. Volevo sapere una cosa, ma perché, chissà, poi bisogna chiedere a qualcuno, perché io faccio il 3-2-2 e tu e anche altri fate il 2-2-3 quando leggete il numero, dopo il prefisso parlo. Tu come hai detto, 3085-977, Sì. Sì, quindi hai fatto 2-2-3, no? Tu come sì. fai? In questo caso, 2-2-3. Pure tu 2-2-3, allora che strano sono io che faccio 308-59-77, va Sembra un bene. nostro numero di telefono, poi. Io mi sono abituato al 3-2-2, invece vedo che molti fanno il 2-3-3. Ci sarà un rilievo psicologico da fare per capire che cosa significa questa cosa. Pubblicità. Allora, Vittoria, inutile che ve la presento perché è una collega giornalista che si occupa di tutto, non si occupa solamente di calcio, è impegnatissima con la sua attività, con la sua agenzia di stampa, ma tra l'altro è. Presentiamo per quelli che molti conosceranno, io e te abbiamo lavorato insieme, come ricorderai, però abbiamo lavorato insieme non in TV, Sul web? abbiamo lavorato insieme sul web, ma dove? In una pizzeria lavoravamo Sì, una pizzeria insieme, al cioè non è che Bomero. facevamo le pizze, i crocchè, i panzerotti, facciamo Più o sempre meno. i giornalisti, però Certo. abbiamo lavorato insieme in una pizzeria, facevamo delle puntate da questa pizzeria. E, tra l'altro, però, la cosa importante che volevo dire di Vittoria, che ha detto stampa del Real Casalnovo, Casalnovo, squadra di sì. Serie D, Sì, Serie D del come siete girone partiti? Bene. I. Benissimo. Una vittoria, una sconfitta fuori casa immeritata, dobbiamo dire. E poi ieri c'è stato il turno infrasettimanale e abbiamo vinto 3-1 contro la Gioiese. Quindi sta Bene. andando bene. Una bella squadra di calcio composta da giocatori molto validi, tra cui c'è anche Reginaldo, Ah, che Reginaldo tenete. Reginaldo e anche il figlio di Fabio Cannavaro, Ah. Andrea, anche lui difensore centrale che ieri ha esordito. Benissimo, benissimo. In bocca al lupo per questa squadra e in bocca al lupo anche perché non molla la nostra amica Vittoria dal punto di vista calcistico giocando in una squadra di calcio a 5. Vuole giocare, Sì, niente, con tutti gli impegni che ha, ma deve giocare a pallone lei, non vuole no, sapere niente. a 40 anni suonati, come si suol dire, continuo a giocare, tra l'altro come pivot, Io nasco come difensore, tu mi conosci Sì, come io mi ricordo, e infatti mi difensore. ricordavo, sei rimasta sorpresa dal fatto che io mi ricordavo, ma io mi ricordo i ruoli di tutte le persone che conosco, non solo di te che giochi, anche di chi gioca solamente a calcio. Io so i ruoli di tutti, perché prima di chiedere come si chiamano, vi dico che ruolo giochi. Se non dicono non ho mai giocato, io gli lancio il pallone, dopo che gli ho lanciato il pallone capisco che ruolo sono. Bene, quindi abbiamo avuto questa evoluzione da difensore poi ad attaccante, tra virgolette, calcio a 5 ovviamente è un Ci altro si tipo di muove. sport, però sono pivot, quindi gioco davanti e la squadra si chiama Real Flegreo. Quindi non la vedrete spesso, perché ci verrà a trovare una volta ogni tanto perché tiene da fare, come avete potuto capire. Salvatore, buonasera. Buonasera a tutti. Ciao, Buonasera. 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 Buonasera, allora io volevo fare una premessa. Allora, secondo me a volte ci sono
delle sconfitte che possono far bene e delle vittorie invece che possono creare illusioni. Allora, detto questo, è vero, se io domani mi andassi a comprare una Panda, no? Un'auto, una Panda, sì, posso mai sperare che abbia le stesse caratteristiche, performance di una Mercedes, di un Audi o di un BMW? Assolutamente no, perché la Mercedes, l'Audi e il BMW sono overperformanti rispetto alla Panda, sì, giusto? Certo, nel traffico ti puoi infilare di più, però se devi andare sull'autostrada non c'è gara. Con la Panda posso andare solo a fare la spesa, ok. Secondo me, in tutta questa situazione, Garcia non c'entra nulla. La colpa... La situazione è il Napoli, dici tu. La situazione sarebbe il Napoli. La colpa è di chi lo ha scelto, perché chi lo ha scelto non ha le competenze per sceglierlo, perché nella vita fa tutto un altro mestiere e non ha avuto l'umiltà di affidarsi a un tecnico, a un direttore che potesse rilevare se c'erano visto che il suo obiettivo, quello di De Laurentiis, era dare continuità, doveva avvalersi della collaborazione di uno che diceva: guarda, Garcia potrà dare continuità, o guarda, Garcia ti porterà un altro tipo di calcio. Questa è un'osservazione che io condivido al 100%, l'ho detto tante volte già. Sulla base degli allenamenti, dei moduli, l'ho detta tante volte questa cosa, sapete, quindi non posso che essere d'accordo. Garcia per me è limitato, cioè un buon allenatore, ma è limitato. Questo è una Panda. Garcia è una Panda. Tu mo stai dicendo limitato. Io penso che la parola giusta è diverso. È diverso da Spalletti per come concepisce gli allenamenti, soprattutto. Esatto. E gli allenamenti nel calcio sono la cosa più importante. Non è che tu vai, perché la gente, se no sarebbe troppo facile, se tu vai, non c'era bisogno di allenatori, professionisti, eccetera. Andava uno, dopo Spalletti diceva: senti ragazzi, vi ricordate? Fate uguale. Non funziona così. Esatto. Paolo, ti faccio una domanda e ti saluto. Col Bologna, secondo te, non è il caso che Kvaratskhelia e Anguissa partano dalla panchina? Ti ringrazio. Buona domanda. Anguissa, secondo me non c'è nessuna possibilità che parta dalla panchina, perché pare che Caius non recuperi, almeno così ho letto. E quindi, se ho capito un poco, cominciamo a capire come ragiona Garcia, anche di fronte a una prestazione come quella di ieri, ha giocato 90 minuti Anguissa perché non c'era Caiusti in panchina, quindi non lo farà mai Elmas, Zielinski, per dire, come coppia di mezziali, non lo farà mai. Ricordate la prima giornata, Anguissa non è partito titolare, noi pensavamo Elmas, invece partì Caiusti. Quindi se non c'è Caiusti, Anguissa gioca, non solo gioca 90 minuti, quindi quella di Anguissa, diciamo, non ci sperare, caro Salvatore, perché effettivamente è da sperarci, viste le ultime prestazioni di Anguissa, che non stia in campo tutta la partita. Su Kvaratskhelia invece no, Guido, la possibilità che non parta titolare c'è, perché c'è Lindstrom, non lo so, puoi fare ancora di nuovo Raspadori, puoi fare Elmas lì, le soluzioni lì ci sono, che non parta titolare, perché se non riesce a tenere 90 minuti, forse entrando nel secondo può fare più la differenza, può essere un ragionamento. Io non so se Salvatore si riferisse alla qualità delle prestazioni di Kvaratskhelia o a una questione di minutaggio e quindi di turnover, visti i tanti impegni ravvicinati. Credo si riferisse alle prestazioni, perché Paolo, all'ultima soprattutto, su Kvara bisogna dire la verità. Con la Lazio aveva giocato bene per il primo tempo, e non facciamo perché io sento dire da tanto tempo non è in forma e cose. No, io col Sassuolo è entrato bene, con la Lazio ha giocato bene, e col Genova maluccio, e ieri male Kvaratskhelia. Sì, però è anche vero, Paolo, sono d'accordo. Se parli della qualità delle prestazioni, sì, sono d'accordo. Soprattutto il primo tempo con la Lazio ha giocato veramente bene. Però che non vide la porta da un bel po', è un altro dato di fatto. Non si sta, come dire, accendendo il riflettore su Kvara, perché è Kvara, e abbiamo negli occhi tutto quello che ha fatto la passata stagione. Però se dovessimo vedere un po' l'andamento dell'ultima parte della passata stagione, e soprattutto l'inizio, andando anche a vedere le marcature, che sono pari a zero non so da quante giornate, credo che la questione è anche gli assist stanno mancando. Quello di Lorenzo col Sassuolo l'ha fatto, un assist penso fatto. Che la questione vada in qualche maniera attenzionata. Vittoria, qualche messaggio? Sì, ce ne sono un bel po'. Sono Franco, buonasera, caro dottore del genio. Il Napoli stellare cominciò ad ammalarsi già nell'era Spalletti, dal 4-0 con il Milan. E le sconfitte di Coppa sempre con il Milan furono un brutto segnale. Un malato non grave che andava curato con un medico competente. Io non sono d'accordo con questa cosa, però l'ho detta troppe volte, mi dispiace.
quando mi arrivano questi messaggi per una ragione molto semplice, mi dispiace perché l'amico stasera ci sta seguendo, penso, provo a indovinare, non è un amico che ci segue spessissimo, perché io questa cosa l'ho ripetuta 1.000 volte, l'anno scorso non c'entra niente, ci provo, faccio un ultimo, penultimo, non lo so, tentativo, l'anno scorso, il calo del finale stagione l'anno scorso non c'entra niente perché avevamo 20 punti di vantaggio, con 20 punti di Sì. vantaggio. La dico piano piano, vediamo se entra nelle chiocche di tutti. Calano tutte le squadre del mondo, il Paris Saint-Germain, il Bayern Monaco, il Manchester, quando hanno vinto il campionato con grande vantaggio, nelle ultime giornate sono calate. Quindi non c'era nulla da analizzare, era fisiologico, naturale, inevitabile. Quindi finito quel campionato, è finito quel campionato. Tenevamo 15 punti di vantaggio. Ma quanti punti di vantaggio tenevamo all'inizio di questo campionato? Zero. Siamo partiti tutti quanti a zero, quindi adesso non è giustificabile. Prima era giustificabile, non facciamo l'insalata. Infatti Paolo, andiamo avanti, andiamo con l'attualità. A Sì. questo punto Andrea dice: questo tecnico sta togliendo autostima ai Questo è giocatori, bello. arretrando il baricentro Bella questa. e non pressando alto. Bravissimo. Auspico un cambio quanto prima. Questa è bella, Sì. questa domanda è ottima perché secondo me è effettivamente quello che sta succedendo, perché innanzitutto per DNA della squadra, ma il DNA della squadra che cos'è, ragazzi? Si forma guardando le caratteristiche di tutti i calciatori, il DNA di una squadra, no? Questi sono delle, è un lavoro di collettivo, ma si forma sommando le caratteristiche dei calciatori. Ma questa squadra come segnava l'anno scorso? È facilissimo sto giochino. Segnava andando a pressare alto, oppure sviluppando, accompagnando l'azione con molti uomini, e poi se la perdeva la riconquistava, perché aveva molti uomini in zona palla, la riconquistava negli ultimi 30 metri e faceva, chiamiamola così, la ripartenza corta di 30 metri, che è adatta alle nostre caratteristiche di giocatori rapidi e tecnici. Domanda a tutti e due: noi possiamo fare ripartenze di 60 metri? Teniamo la gamba che c'ha l'Inter in 6-7 suoi interpreti? No, No. Anguissa non è contropiedista, cambiamo la parola, togliamo ripartenza veloce. Contropiede, 60 metri, noi chi teniamo contropiedista? Ma forse Osimhen lanciato nella Osimhen, prateria, ma certo. per il resto tutta gente che ha uno spunto sui 20-30 metri. Ieri Avevamo addirittura. Lozano che non Ieri c'è più. addirittura quando voleva, avevamo Lozano e forse oggi potrebbe esserci Lindstrom, forse, quando lo vedrete. Masse. Oggi quando mi metti Raspadori e arretri il baricentro, ma poverino che deve fare Raspadori a 60 metri dalla porta? C'ha la corsa, c'è un'azione sintomatica, ve la ricordate sicuramente. Ha avuto una palla Raspadori, si è fermato, ve la ricordate Come quell'azione? no? Si Sì, è si è fermato. fermato perché no, sapeva di non avere la corsa e la Certo. gamba Vabbè, per intelligentemente si è intelligente, fermato perché non è conoscendo nelle le sue sue caratteristiche. esatto. Quindi noi non lo possiamo fare sto calcio, non è questione di volontà, di cose. Riconoscere i calciatori. Noi il calcio del baricentro basso, come ha detto Meretti ieri sera, la nostra strategia era del blocco squadra più basso. Ma com'è? Noi facciamo la strategia del blocco squadra più basso e quando dobbiamo coprire 60 metri, pure che la recuperiamo una palla. Dobbiamo coprire 60 metri con chi? Come li copriamo? Un contropiede di 60 metri? Uno, due. Però dice, però facendo il blocco basso, tutto a posto, noi non Perché non corriamo, non prendiamo prendiamo, rischi? non perdiamo rischi. Porca di una Infatti. miseria, Zozzo, altro che non prendiamo rischi. Noi alla fine stavamo 5-4-1, tutti quanti, mi viene brutta, vabbè, incastrati, mi era venuta un'altra, vabbè, l'ho cambiata a volo per fortuna. Negli ultimi 20 metri, e che è successo? Abbiamo preso tre palle gol. Quindi non c'è nemmeno quella, faccio un esempio che mi sento male a farlo, la Juventus quando negli ultimi, la devo dire per forza perché è quella che rende me, negli ultimi 20-30 metri, però almeno non tiravano in porta gli avversari. Noi ci siamo trovati la gente nell'arietta piccola, mentre facevamo il 5-4-1, tutti schiacciati, ci siamo trovati la gente che ci ha tirato nell'arietta piccola. Questa è la fotografia Sì. perfetta della situazione, però il messaggio secondo me conteneva un'altra parte che è ancora più interessante, cioè il risvolto poi di questa situazione, cioè lo svuotamento di tutta l'autostima Ripeto, è chiaro. è stato un elemento fondamentale, no? Nella passata stagione, al di là delle qualità di tanti, perché poi alla fine noi non è che abbiamo 11 fuori classe Ma ne nessuno ce li ha abbiamo però, forse Osimhen. però nessuno c'ha 11 fuori classe in Italia, almeno in Ok, Italia non mi però ho capito, pare già. però Però c'è un equilibrio tale. l'autostima, no? Quel viaggiare Da che sull'entusiasmo nasce? totale che nasce dalla qualità del gioco Bravo. e da ciò che ti dice, da ciò che ti inculca l'allenatore, è fondamentale per una Io e squadra Guido come ci siamo Napoli. ritirati, parliamo con uno Assolutamente. che gioca ancora, Vittorio Biancardi Sì. che gioca ancora. Tu giochi, spero
diciamo, ti senti bene, vai a giocare, ti senti uguale tutte le sere, sai quello che sai fare e sai quello che non sai fare. Perché una sera ti riesce tutto e una sera semmai non ti riesce niente? Perché la squadra funziona o la squadra non funziona, Funziona, e quando la certo. squadra funziona tu ti esalti e ti diverti. E quindi c'è l'aspetto psicologico che entra in Certo. scena, questo che qui voglio ribadire sempre, l'aspetto psicologico è fondamentale, ma entra in scena dopo l'aspetto tecnico-tattico. Perché se funziona bene tutto da un punto di vista tecnico-tattico, ci divertiamo, ci entusiasmiamo e siamo tutti bravi. Anche quelli non granché bravi sembrano più Però bravi. sembrano più bravi, Ma effettivamente, chiunque di c'è una noi ha missione. sbuffato, Quando chiunque di noi ha non va bene, sbuffato anche quando quelli la squadra non bravi. ti appoggia e non percepisci qualità intorno a te o la possibilità Certo, di far male all'avversario, ti scocci, ti demoralizzi, ti sì, ma anche demotivi. c'è stato anche secondo me un cambio di punti di riferimento. Poi se qualcuno pensava che arrivasse Rudy Garcia e non mettesse la sua impronta sulla squadra, si No. sbagliava di grosso. Comunque c'è l'impronta del nuovo allenatore che ha delle idee tattiche differenti, che utilizza poi i giocatori in maniera differente. E questo comunque secondo me è andato anche a scombussolare un po' gli equilibri che c'erano. Poi c'è sicuramente anche il fattore psicologico dell'autostima, come dicevamo, giocatori a cui è venuto anche un po' il mal di pancia per determinati comportamenti. Si vede che qualcuno non è Entusiasta. propriamente sereno ed entusiasta dell'allenatore. C'è Kvara che secondo me da un punto di vista psicologico è un po' debole, risente molto di determinate situazioni di spogliatoio. E questa cosa secondo me sta incidendo non poco Quindi sul rendimento. soluzione non ce l'abbiamo ovviamente, no? Speranza, qual è? No, soluzione non ce l'abbiamo. Speranza qual è? È che si vada a individuare un punto d'incontro, perché in questo momento la distanza è siderale fra l'allenatore e la squadra, ragazzi, non ci sta poco da fare, e lo stiamo dicendo tutti, ed è evidente. Quindi qual è il punto d'incontro fra l'allenatore e la squadra? Arriva attraverso il dialogo e arriva attraverso l'intervento della società che deve andare a ricercarlo, questo punto d'incontro, insieme a giocatori più rappresentativi ed allenatore. Non è così facile, perché non è che devi parlare di un cambio di sistema di gioco risolutivo, qua devi parlare proprio di un cambio di strategia. Allora, se l'allenatore è un allenatore che vede che si deve fare il blocco, io ho notato una cosa, non so se l'avete notata anche voi, ho notato che ogni tanto, prima Raccamani, poi Di Lorenzo, poi non mi ricordo gli altri, ieri sera Meretti addirittura, il portiere, parla di abbiamo pensato di fare la partita col blocco di squadra bassa. Domanda, scusami, Guido e Vittorio, veloci nella risposta, avete mai sentito i giocatori parlare di queste cose? Perché le stanno dicendo secondo voi? Ma tu senti anche le dichiarazioni di Garcia, no? No, sì, quello di Garcia sì, ma perché i No, calciatori dico stanno per. parlando della strategia? Quando mai i calciatori si Non si è avventurano in questo? mai. No, Perché appunto, perché probabilmente è mal c'è. digerita. È come se lo Mal volessero digerita. dire, è come se ce lo volessero far sapere. Diceva, cioè, questo ci sta dicendo di fare il blocco a squadra basso, noi che dobbiamo fare? Effettivamente è così. Mi E sembra dall'altra parte strano. Rudy Garcia non è che sta difendendo tanto i suoi, E lui ha parlato invece C'è di un molto. concentrazione, ma motivazioni, Champions, a 3 giorni alla Cioè Champions, non c'è erano. un velato scarico di responsabilità Assolutamente, reciproco. cosa che non avveniva per esempio con Spalletti, No, non per assolutamente. tornare sempre al passato, però Spalletti proteggeva tantissimo i suoi, Assolutamente. si assumeva anche delle responsabilità, cosa che Garcia, devo dire la Non l'ha verità, non fatto. fa. Difficile, Difficile che lo fa. quando sei in difficoltà, perché lui nell'occhio del ciclone, ci sta poco da fare, è Certo. anche umano, cercare di dire, aspetta, ma non me le voglio pigliare tutte io, se no poi divento il capro espiatorio. E io su questo gli vado poi incontro, chiudo il ragionamento che stiamo facendo, lo chiudo con questa osservazione, solo su questo gli vado incontro, perché se noi facciamo tutti quanti capro espiatorio unico colpevole Garcia, siamo fottuti ragazzi, perché i giocatori si deresponsabilizzano totalmente e non abbiamo altri, che io invece auspico possano venire fuori, altri di Lorenzo che dicono Garcia non ci sta dando le indicazioni giuste, io sono forte, io gioco lo stesso bene. Di Lorenzo sta giocando lo stesso bene, sta facendo tutto quello che sa fare. Se ne troviamo altri 4-5 che riescono a fare bene loro, perché sono forti individualmente, non è che arriviamo a quello dell'anno scorso perché mi pare troppo lontano, però miglioriamo. E secondo me, visto che l'ipotesi esonero è molto richiesta dai tifosi, ma non è all'orizzonte in questo momento, e non è facile che ci arriviamo a questo, perché poi la squadra, essendo forte, i risultati li farà. Quindi, per sperare di risolvere i problemi, dobbiamo sperare in questo momento, più che Garcia cambi completamente la sua filosofia calcistica, che mi pare un po' complicato, dobbiamo sperare che i calciatori
dico, nonostante non condividano le idee di Garcia, grazie alla loro qualità individuale riescano Però a passarci sopra come fa Di Lorenzo. questo Certo. ragionamento, Paolo, sa di pezza. Cioè, Ma tu la pezza devi trovare, ho capito, ma perché lui. la Ho perfezione è inutile che la capito, rincorri. però aspetta un attimo. Questo è un ragionamento che possiamo fare noi da tifosi. Possiamo sperare che vada così, Lo deve perché fare la società, sicuramente però. Lo significherebbe andare meglio di come deve stiamo fare la andando. società. No, la società deve, secondo me deve fare un ragionamento più profondo. Perché la società non deve seguire la strada della pezza. Deve E quale strada seguire deve la strada della seguire? soluzione. E non lo so, deve E la seguire la soluzione strada qual della è? soluzione E se la definitiva. società arriva alla conclusione che con questo allenatore non puoi fare la pezza, non puoi risolverlo Lo definitivamente, deve quindi cambiare lo deve cambiare subito. con. Ah, questo non lo so. Questo Però è un se la problema, no? Ma questo è conclusione un della problema, società è eh? questa, lo deve Sì. fare No, prima ma tu hai capito il possibile. dramma? Il Sì. dramma se. Ma tu hai capito che noi, se è il dramma sportivo, economico, Ho se tu lo capito, però. cambi e lo cambi male, cioè se arriva un altro e va male un altro, oltre al danno economico, i giocatori allora dicono, ah, allora sì, i giocatori l'anno scorso solo, se arriva un altro, tu hai la cosiddetta prova avresti la prova del 9, che questi giocatori l'anno scorso sono stati benedetti da Luciano Spalletti, ma non valgono, quindi tu non solo paghi due allenatori, ma se il secondo allenatore che viene non va bene, hai svalutato Ma l'intera Paolo, ma rosa. io non sono per, io non Effettivamente, sono per la, capito? io non sono per la No. sostituzione. Io sto dicendo che dipende di che cosa stiamo parlando, No, io non dipende sto qual è dicendo a la te, valutazione Guido. che fa la società della situazione che conosce meglio di noi. Io stavo Cioè. provando a spiegare a chi ci ascolta perché l'ipotesi, a meno di clamorose debacle una dietro l'altra, nei termini del risultato, purtroppo bisogna guardare il Ma risultato. io andrei Il oltre il risultato, Napoli, Paolo. ma il Napoli, la società non ci andrà. La società, il provvedimento drastico, lo prenderà, lo dico ai tifosi che vogliono Garcia out, Garcia out e Garcia out. La società il provvedimento drastico lo piglia solamente se usciamo dal girone di Champions, stiamo a 7 punti dal quarto posto, fra Sì. 2 mesi, e là la società si trova costretta a prendere una decisione. Altrimenti si prova. E io sono convinto che andrà come dici tu, però se la società dovesse prendere queste decisioni, nonostante una valutazione attuale molto drastica sul personaggio Garcia e sulle potenzialità dello stesso, secondo me fa un errore. Se prende la decisione drastica. No, se succede quello che dici tu, nonostante delle considerazioni molto negative sul tecnico, già adesso E se non dico. c'hanno l'alternativa e non si fidano dell'alternativa? Ho capito, ma se io in casa. Torniamo a quello che ho detto io Ma prima, se. dicono vediamo se i calciatori ci mettono la pezza, Ho capito, ma perché è se io meno in casa. peggio, non è meglio, ma è meno peggio. Sì, Paolo, ma se io in casa affido il mio, la mia creatura nelle mani di una persona nei confronti della quale io non ho Ho nessuna capito, fiducia più, io Guido. devo ammettere l'errore e devo cambiarla adesso. Ma Che se ce n'è. speranza ho io di. Ho Però capito, ammettere se ce n'è. l'errore è Però, difficile, prima vabbè, ammettere. però è da persone intelligenti Ma sì, ma ammettere gli comunque errori, ne devi. ragazzi. Sì. Comunque ne Non è. devi trovare un altro del quale ti fidi ciecamente. Non è che ne puoi trovare un Vabbè, altro che non sei manco ma tanto questo è il, ma convinto. tu lo sai che nel calcio è il campo che dà le risposte, le conferme. Risposte. Come si fa a dire preventivamente con quello sicuro vado bene? Come ha fatto De Laurentiis quest'anno, si fa, era sicurissimo che con questo si andava bene. È semplice la risposta. Salvatore. Buonasera. Buonasera. Allora, Ciao, salve. ci stiamo sempre cercando la quadra di questa squadra, perché praticamente siamo da Lazio-Napoli sempre alla ricerca di qual è la motivazione, il motivo che questa squadra non gira più come girava prima. Tutti quanti stiamo addossando la colpa all'allenatore. Guardate, io credo che qualcosa c'è perché l'allenatore è fondamentale nel gioco. Voi vi ricordate quando avevamo Gattuso e giocava Demme e non giocava Lobotka? E quando praticamente entrava Lobotka, ognuno aveva una mazzata in fronte perché Lobotka non c'era in mezzo al campo, però lo facevano giocare. Mentre invece quando è venuto Spalletti ha trovato la collocazione per il giocatore e quindi praticamente il giocatore ha trovato il posto giusto per giocare e ha espresso il miglior È il modo di giocare sta in soprattutto Europa, adatto a lui. È giusto? il modo di giocare Giusto? adatto a lui. Oltre Bravo. che il Allora posto, io il mo modo proprio di giocare, il calcio che più era nelle sue corde, sue e di è tanti altri congeniale a giocatori. lui, Esatto, congeniale sì. a lui, è giusto? Ora io mi domando Esattissimo. perché io vedo che all'improvviso
o è una questione di forma fisiche, perché tu quando dici Di Lorenzo ha detto che lui Dalma, sono d'accordo, ma hanno la birra in corpo o è presto ancora, o c'è stata una preparazione, perché Paolo scusa io sarò ripetitivo, il preparatore atletico ha fatto una preparazione o è una cosa lenta che andrà come l'unica piccola differenza, ma piccola credetemi, però perché è stata raccontata in giro un po' come se per trovare una motivazione precisa è stata enfatizzata questa cosa, secondo il mio modesto parere, perché alcuni hanno detto se è stata fatta un po' più di se è stata fatta preparazione a secco, cioè senza pallone, è poca tattica. Oddio, devo dire la verità, io ho visto pure, fa tutti e due i ritiri, ho visto pure io un po' più di preparazione a secco. Poi il pallone faceva subito la sua comparsa. Qualcuno ha quasi pensato che si era tornati all'epoca dei primi ritiri che seguivo io, dove il pallone prima settimana manco li portavano in ritiro, non c'era proprio il pallone. E non è andata così. Quindi questo racconto ha generato secondo me un po' di confusione, soprattutto si è data troppa attenzione a questo aspetto. Io non credo che ci sia una grande problematica di carattere fisico, così come non credo che ci sia stata questa grande problematica legata agli infortuni, perché poi tutto sommato abbiamo fatto oramai 5-6 partite e per me una squadra che ha 1-2 indisponibili anche per un periodo breve rientra nella norma. Però Paolo, sono giocatori che camminano in mezzo al campo, non danno proprio niente. Però comunque voglio dire, non lo so, ci vediamo bene, però io mi allaccio anche a quello che hai detto tu prima, quando hai detto per ogni giocatore come dici di Lorenzo, che praticamente dall'animo, ma non c'hanno quella forza. No, ma io però non voglio... Grazie Salvatore, grazie per il tuo intervento. Io però non voglio essere frainteso su questa cosa. Io non ho mai pensato e non ho detto che i giocatori non si stanno impegnando perché non condividono le idee di Garcia. Io chiederei ai giocatori, per quella famosa pezza che mi auguro possano mettere, di scrollarsi di dosso questo peso di un calcio che non gli piace. Andiamoci sopra, ma non preoccupiamoci troppo, cioè noi ci dobbiamo preoccupare, i calciatori non si devono preoccupare, devono scendere in campo fiduciosi delle loro capacità anche se non condividono le idee dell'allenatore, questo sto sperando avvenga e devo dire che c'è un giocatore che lo dimostra ai compagni che questo si può fare, no? Che è Di Lorenzo, sì. Vittorio. Sì, andiamo avanti, c'è qualcuno che difende Garcia. Spalletti giocava con due difensori di alto livello, Garcia con due difensori di livello di una discreta squadra di Serie B. Sarà una piccola differenza? Non lo sapremo, perché l'ex caro nostro allenatore non l'ha mai adoperati come prima scelta. C'è da rivedere senz'altro un po' di cose. Certo che sì, ma non sottovalutate questo aspetto. No, non sottovalutiamo. Altrimenti si mira solo e si spara all'uomo. Diciamo che uno dei due c'è, e ora forse mancherà due partite, ma c'è, è Rachmani, l'altro, il più forte di tutti, non c'è più. Come si sopperisce a questa situazione? Che fa? Mo per tutto l'anno ci piangiamo a Kim? No, troviamo con l'organizzazione. Io poi dico una cosa, ieri sera c'era bisogno di Kim per non prendere quel gol? Secondo me no, non c'era bisogno di Kim per non prendere quel gol. Per non prendere quel gol c'era bisogno o dell'organizzazione, che la linea sta lì tutta compatta e appunto, come si dice, linea allineata, e quindi Bruma sta in fuorigioco se stanno allineati, ragazzi. Sì. E per far sì che i giocatori siano allineati in un momento di stress come gli ultimi minuti di una partita serve l'organizzazione di gioco. Io cito sempre un esempio perché mi esaltai, ero in radiocronaca e mi esaltai quando su una punizione al 94esimo battuto dalla Juventus dopo il gol di Koulibaly, noi invece di farci prendere dalla paura, Sarri 1-0, noi invece di farci prendere dalla paura, che era il 94esimo in quello stadio che metteva pressione, la punizione inventata, tutta la rigore, quello batte la punizione, noi salimmo tutti quanti e li mettemmo in fuorigioco a 4 di loro. Io esultai più del gol di Koulibaly, sinceramente. Perché era una dimostrazione di sicurezza di quello che si stava facendo, l'organizzazione è fondamentale. Ieri sera vedo Juan Jesus col braccio alzato, che da che mondo è mondo,
quando teniamo il braccio alzato, il famoso braccio alzato di Barisi, ve lo ricordate? Che le guardialine poi alzava la bandierina in automatico. Però Barisi come stava quando alzava il braccio? Fermo. Voi avete mai visto un giocatore che mentre c'è il braccio alzato corre all'indietro? Cioè tu chiami il fuorigioco, ma sei tu quello che lo tiene in gioco. Allora, sì, ho capito, Juan Jesus è insamato, Il ma braccio sì, alzato però è lo alzi quando ormai hai disorganizzazione. perso l'avversario. È disorganizzazione però in quel momento, perché se sei allineato, stai allineato, allora i giocatori non hanno provato evidentemente, non lo so, perché altrimenti lì c'è una lettura molto semplice, cioè sono due letture. O ti allinei e vai in O fuorigioco. noi ci allineiamo e lo mettiamo in fuorigioco, oppure lo marco, ma non è che io mezzo lo lascio e però un poco scendo e lo tengo in gioco. Però la seconda cosa dipende dalle qualità del calciatore, la prima dipende dall'allenatore. Esatto. Quindi là è colpa di tutti veramente in quel momento. Non è solo colpa di Juan Gesto, colpa di Garcia. Là è colpa di tutti perché va bene che Garcia, diciamo, non li ha allenati nella maniera giusta per far sì che questo automatismo riesca perfettamente. Però cacchio, tu Juan Jesus che c'hai un'esperienza straordinaria, leggila tu. Questo è il punto. Effettivamente. Molti parlano anche del fatto che non ci sia comunicazione più tra i reparti, tra difesa e centrocampo soprattutto. Non dare colpa ai singoli No, giocatori, ma no, ai no, no, è reparti che non si organizzazione, cercano. automatico. Certo, è organizzazione. La squadra l'anno scorso avanzava insieme, noi a un certo punto arrivavamo con 5, 4, 5 uomini a sinistra, Anguissa andava da Lobotka, Lobotka andava da Zielinski, Zielinski andava da Kvaratskhelia, facevamo densità da una parte, scaricavamo dall'altra parte, arrivava Di Lorenzo, in ampiezza ti restava Lozano Politano, entravamo che era una bellezza. Questo gioco si sviluppava, era conosciuto dagli avversari, è certo che era conosciuto, lo riuscivano a fermare? No, perché era fatto col tempo giusto, con i tempi giusti. Adesso noi non siamo sicuri di quello che vogliamo fare, abbiamo questa frenesia che improvvisamente dobbiamo andare a. Non è la palla, attenzione che non è la palla lunga su Osimhen, che è una giocata che facevamo anche con Spalletti quando era il momento di Sì. farla, è la giocata frenetica. Frenetica. Che ci porta ad allungarci in automatico, perché non arrivano molti giocatori in zona palla e se la perdiamo poi siamo lunghi. Questa è la giornata frenetica, non è la palla lunga, è stata additata come il male del Napoli. Non è vero, perché l'anno scorso lo facevamo, anche con risultati buoni a volte, no? Con Sì, Osimhen abbiamo fatto dei gol assolutamente. proprio, abbiamo messo in difficoltà le difese avversarie. Quella è un'arma da sfruttare, per carità. Marco. Ciao Paolo e buonasera a tutti gli ospiti. Ciao. Ciao. Paolo, senti, io ti volevo, prima di iniziare a farti la domanda, io ti volevo dire questo, io sono stato sempre invidioso di te, per un motivo particolare, che tu in tutte le tue trasmissioni sei sempre stato circondato da tante bellissime ragazze. Ah, grazie, cioè deve dire Vittoria, deve dire grazie. Vabbè, Un anche le altre complimento, a che me sta. grazie mille. Eh sì, Allora Paolo, io volevo non dire è questo, Gaglione. Io non sono la prima Gaglione, cosa che. andiamo per esclusione. Io volevo dire questo, che la prima cosa che, visto gli ultimi risultati, il Napoli sicuramente non ammazzerà il campionato come l'anno scorso, anche se la Quindi siamo squadra è la d'accordo. stessa, ad eccezione di Kim. Però ci sta Osimhen che non sta segnando più. Paolo, e poi riguardo all'allenatore, io ti volevo domandare, perché puntare su la squadra, la società ha puntato su un allenatore straniero? Perché se dovesse andare via Garcia, si parla di Conte, ma Conte verrebbe a Napoli che ha un ingaggio molto alto? Questo ti volevo domandare. Grazie Marco. No, è che, no, no, Ciao. no, no, allora, ciao. Allora, noi non possiamo dire improbabile, ma non possiamo dire impossibile, perché poi comunque sono venuti allenatori come Ancelotti, eccetera. A Napoli sono venuti gli allenatori con ingaggi alti e con possibilità, tant'è vero che poi sia Benitez che Ancelotti dopo Napoli sono andati ad allenare il Real Madrid, quindi allenatori diciamo che avevano un mercato di squadre superiori al nostro, no? Un mercato di squadre più forti di noi. Ci sono andati poi, quindi vuol dire che possono scegliere Napoli anche allenatori top come Conte, anche se negli ultimi anni non è andato benissimo, resta negli allenatori top. Ma quindi non escludo niente, ma al momento non mi sembra facile come soluzione perché lo devi convincere uno come Conte. Come si convince Conte? Il problema, paradossalmente, l'ultimo problema sono i soldi, nel senso che se vuoi fare lo prendi, lo convinci, il progetto, eccetera, ma il progetto. Conte è uno che vuole giocatori Giocatori, affermati, certo. vuole giocatori che hanno nome, giocatori che hanno nome, hanno questo brutto difetto, che hanno gli ingaggi pure loro alti, e quindi sballerebbe di nuovo tutto. Se quest'anno si accontenta di questi, lui viene solamente se alle spalle c'è una promessa, io quest'anno vado con questi, ma l'anno prossimo imprendi Tizio, che è Sempronio, questo giocatore che io. Come si fa? Quindi io penso che sia molto difficile da impostare come discorso Conte, quindi
che non è manco tra i miei preferiti, apro e chiudo parentesi, però credo che sia un discorso molto difficile da impostare. Perché ha scelto quello straniero? Non te lo so dire. Poi, questa è una cosa che incide fino a un certo punto, che poi è straniero, perché lui comunque è un allenatore che oramai è un allenatore internazionale, che ha allenato un po' dovunque, anche se devo dire la verità, l'ultima volta che ha allenato in Italia è un po' nella notte dei tempi, cioè Sì. quanti sono passati? 8, 7, 10, 8 anni sicuro. 7-8 anni 8. sicuro, sì. Poi ha fatto 5 anni Effettivamente. in Francia, fra Olympique e Lione, e un anno in Arabia Saudita. Vittoria. Sì, sono Stefano, volevo fare un'osservazione oltre al difensore. Secondo me c'è una carenza a centrocampo. Oltre Kayuse ed Elmas che fa l'esterno d'attacco, non abbiamo una riserva di Hai ragione. Lobotka. Senza contare che a gennaio Anguissa sarà in Coppa d'Africa. Sì, numericamente se Elmas veramente viene sempre soltanto considerato come esterno d'attacco, teniamo un sacco di esterni d'attacco e teniamo pochi centrocampisti, perché effettivamente dietro i tre titolari c'è solamente Caius e c'è Gaetano. Sì. Gaetano non era utilizzabile perché adesso ha ripreso, forse non era utilizzabile, oppure lo vede più come mezzala offensiva che come mezzala mediano che può dare una mano all'Obotka. Caius mancava si è scoperto esattamente quello che dice l'amico, che paradossalmente siamo un po' cortini a centrocampo, Guido. Sì, però Elmas Paolo in teoria può giocare Perché benissimo lì, bisogna Elmas, capire sì. cosa pensa Garcia, se quello che abbiamo visto fino ad oggi è un credo assoluto oppure anche un po' di casualità, perché il ruolo di mezzala ce l'ha tranquillamente nelle Tra corde l'altro, lui Elmas, qualche non è? volta ha Sì. pensato a Raspadori addirittura a mezzala, quindi come potrebbe sembrargli troppo offensivo Elmas se addirittura lui vede Raspadori mezzala? Michele. Ciao Paolo, buonasera a te e ai tuoi ospiti. Niente Paolo, io mi volevo riallacciare un po' a quello che tu dicevi, sento un ritorno però, mi volevo riallacciare un po' al discorso che tu dicevi a livello tattico, no? Ma secondo me nel Napoli manca un personaggio tipo alla Maldini, qualcuno che parlasse col tecnico e magari gli spiegherebbe un pochettino, cioè, tutti questi cambiamenti, cioè magari dargli pure un consiglio, oppure Ah, addirittura, aspetta che un ne momento, so, però tu l'anno scorso c'era, secondo te? no, neppure l'anno No, scorso, tu mi però fai voglio l'esempio di arrivare con. Maldini, fammi l'esempio dell'anno scorso dove il No, Napoli ha fatto benissimo. però il Ma problema c'era l'anno l'anno scorso, scorso, non c'è. secondo te, Michele? Non ci stava, non ci stava, Non non c'è, ci no, stava. Giuntoli, sto parlando di Giuntoli, perché Ah non c'era questo? sì, ci stava e non ci stava, non lo so, Ci stava e non ci magari stava. ci stava e Davide consiglia Spalletti, non penso che Spalletti fosse un tipo da Allora farsi dare i serve o non consigli, serve? non Non ho lo so. capito sta persona. Allora, Sta figura serve o non serve, però dico serve? io, no, serve, però dico io, a prescindere vorrei No, finire il perché quando poi si discorso. sono arravogliati mano e piedi il Milan l'anno scorso Maldini c'era, si sono arravogliati, l'hanno cacciato. No, Quindi serve o io non dico alla serve? Io non lo so Maldini, se serve o no, non serve. io dicevo alla Maldini uno che sta vicino al tecnico, cioè che magari gli può non dare i consigli, però magari fargli aprire un po' la mente, dire aspetta un po', ma qua quello che stiamo facendo lo stiamo facendo bene, ma addirittura il capitano. Detto questo voglio arrivare alla fine del discorso. Noi però stiamo parlando di Garcia, io non sto contro Garcia, sto proprio con lui se lo vuoi sapere. Sai perché? Perché noi E stiamo daglieli tu parlando allora di se un stai con lui. allenatore. No, che si trova con quattro elementi, Anguissa, lo stesso Osimhen, Kvaratskhelia e qualcun altro, che non stanno facendo quello che facevano l'anno scorso. Cioè, Vabbè, guarda, Osimhen ieri ha giocato bene. No, però se viene regalata una palla ad Osimhen, Paolo, e tu non la butti dentro, cambiano molte cose. E questo è Ho quello che capito, voglio ma dire. Osimhen ieri Osimhen è stato sfortunato. Sì. Osimhen ha No, fatto no, no, un no, colpo di vabbè, non è. testa No, voglio dire. dal nulla, un altro tiro da fuori area dal nulla, cioè non gliel'hanno manco date Sì. su un piatto d'argento, se le ha inventate Però, lui le palle gol ieri. scusami Paolo, però il discorso è questo qua. Tu prima stavi parlando di Juan Jesus, no? Cioè, che il tecnico gli può dare tutte le indicazioni, gli può spiegare col cucchiaino lo schema, e quello fu un errore proprio cioè, personale. Come può un tecnico, tu dicevi che ha alzato la mano e poi ha indietreggiato, e secondo te l'allenatore gli dice tu devi alzare la mano e devi indietreggiare. Quindi il problema è personale No, di no, no, qualsiasi. no, no, ma non è questo. Per non Non è parlare, questo, scusami Michele, Paolo, non è però, questo, per non parlare poi Michele, quando è andata è fuori prima della uno. mano alzata che con l'organizzazione la squadra sale con sincronismo dei tempi è diverso, è prima Ok succede. Non Paolo, siamo arrivi proprio al d'accordo. momento in cui alza la mano. No, secondo te è un problema dell'allenatore quando lui è andato a vuoto sulla fascia proprio che aveva l'avversario, è No, andato a quello vuoto no, e quello c'è no. stato questo.
Ah, è così. Allora, quello no, quello là del gol sì, quando è andato a vuoto sulla fascia è un limite suo, è un limite suo. No, è, ma deve, ma soprattutto se noi giochiamo col baricentro, il discorso è questo, noi giochiamo col baricentro un po' più alto e noi abbiamo i difensori veloci tipo Kim eccetera, è normale che andiamo in difficoltà, quindi allora queste dipende, questa è la... Grazie Michele, questa io la contesto. Ciao, grazie. La contesto un po' sta cosa perché viene raccontata da molti, è una mezza verità, non è che perciò ho detto la contesto un po', non è sbagliata ma non è tutta la verità, cioè che non si può giocare con la difesa alta se non è il difensore veloce, sì è ovvia come cosa, no? È meglio che c'è il difensore veloce quando c'hai tanto spazio alle spalle, questo non è che lo dobbiamo scoprire noi stasera, però se tu sei aggressivo sul portatore, no? Con la pressione giusta, cioè la squadra corta e alta e non dai linee di passaggio, lo pressi bene e non gli fai giocare la palla scoperta, ti puoi fare la difesa alta pure con i difensori che non sono eccezionali se sei super organizzato nella pressione, perché poi altrimenti se noi vogliamo passare a un discorso generale proprio, no, direi Guido, i difensori di tutte le squadre del mondo hanno sempre qualche attaccante più veloce di loro. Questo è quasi è certo. Proprio una questione di stazza. I difensori sono quasi tutti 1,90 m, gli attaccanti sono 1,75 m, l'ala che ti taglia è sicuramente più veloce di te. Quindi se noi vogliamo fare la gara della velocità, si mette male per i difensori. I difensori devono essere aiutati dall'organizzazione, cioè mettere nella condizione quello che passa la palla, tutta la squadra, il centrocampista, l'attaccante, che vanno a prestare bene, quello che passa la palla non la può passare con i tempi giusti, con la precisione giusta, e quindi il difensore è avvantaggiato. Se siamo lunghi e chi ha la palla c'ha sempre la palla scoperta e stiamo giocando comunque a livelli alti, e con la palla scoperta a livelli alti la mettono, non c'è bisogno di arrivare a De Bruyne, pure il peggior giocatore del campionato italiano te la mette nello spazio giusto da attaccare. Vittorio. Andiamo avanti perché c'è qualcuno che vede dei punti positivi di ieri sera. Il mio parere... I tre punti positivi. Quali sono i tre punti? I tre punti in classifica, quali sono? E invece ho visto giocare bene Zielinski e soprattutto Lobotka. Qualcosa sta cambiando? Ma Vittorio da Procida. No, Vittorio ha ragione perché Zielinski... sta giocando molto bene, secondo me poi ha sbagliato il gol, poi purtroppo per fortuna ha messo quel pallone in mezzo, nemmeno granché, è stato più neanche te che l'ha sbagliato che lui che l'ha messo bene, quindi diciamo forse alla fine aveva perso un po' di lucidità perché ha sbagliato prima il gol e poi quel cross non era granché, però ha giocato la totalità delle partite di questa nuova stagione è uno dei migliori. E Lobotka anche ieri sera, che non è stato il Lobotka straordinario dell'anno scorso, mi è piaciuto perché si è reso utile, un paio di volte è andato a chiudere, mi sembra Lobotka e Zielinski sono quelli più vicini a seguire Di Lorenzo in quello che io sto sperando possa avvenire, cioè quelli che hanno capito, vai giù, facciamo quello che sappiamo fare, non è la condizione ideale ma non ci deprimiamo, non ci abbattiamo, ma gli altri no, per cattiva volontà, per carattere, per caratteristiche, diceva bene Vittorio, forse Kvaratskhelia è uno che se non vede la squadra che funziona bene, uno che va in difficoltà, pensa troppo, perché certamente su certe giocate aveva ragione pure Michele da un certo punto di vista, su certe giocate poi alla fine l'allenatore fino a un certo punto ha responsabilità, ma quando Juan Jesus va in scivolata e si fa saltare da quella è lui che ha sbagliato i tempi, deve avere l'intelligenza di temporeggiare e accompagnare quello. Quando Kvaratskhelia sbaglia un dribbling, cioè quando sbaglia il dribbling il giocatore sbaglia il dribbling, non è che Garcia mo l'ha allenato a sbagliare i dribbling, invece Spalletti lo allenava a fare bene i dribbling. Il dribbling è una cosa che ce l'hai e ce l'hai, e quindi perché si è abbattuto tanto sto giocatore, non riesce a fare più le cose che sa fare, quindi il discorso è un po' più complicato. Andrea. Ciao. Andrea, ciao. Ciao Paolo, buonasera a tutti. Buonasera. Senti, una riflessione, innanzitutto su Anguissa, secondo voi la gioca la Coppa d'Africa quest'anno, viene chiamato? Si è qualificato. Con questi rendimenti. Non ho capito, Andrea, alziamo un po' il volume per favore di Andrea. Dimmi Andrea, non ho capito. Con questi rendimenti di Anguissa viene chiamato in nazionale? Sì, non c'è concorrenza. No, è un leader del Camerun, viene chiamato, pure se gioca male da qua a gennaio, non ci speriamo. Va bene, ma poi comunque la cosa sarebbe negativa comunque, perché se gioca male da qui a gennaio non lo perdi
perché non lo chiamano, però intanto ha giocato male la prima giornata, quindi non mi pare una prospettiva. Una riflessione poi sull'Inter. Io ieri l'ho vista, la seconda, è vero che è una corazzata, però le seconde linee non sono così come le prime, quindi non so se l'Inter copre... Come hai fatto a vedere l'Inter? Toglimi questa curiosità, no, visto che... No, come hai fatto a vedere l'Inter se era allo stesso orario del Napoli? Le registro, le vedo, non mi preoccupare, no, vabbè, no, ti volevo cogliere, pigliare in castagna che non hai visto il Napoli, invece hai detto registro, no, e mi hai fregato. No, non lo devi mai dire, Paolo, scusami, il grande tifoso del Napoli. Sto scherzando. Insomma. Ho visto che comunque le seconde linee... Però comunque le seconde linee, ora, non so, non mi ricordo la formazione di ieri, però... Io, vedendo quelle di campionato, per esempio in panchina col Milan avevano Pavard, De Vrij, Carlos Augusto, Frattesi, Arnautovic, Sanchez, Aslani, adesso hanno preso pure Klassen, non mi sembra che sono male come seconde linee, anzi. Io ci spero sempre per Forza Napoli, quindi speriamo. Spero, un commento. Però seconde linee sono forti, l'Inter, è proprio questo che mi preoccupa. Buona serata, un buon lavoro. Sera. Ciao, grazie. Ciao. Ad oggi dobbiamo dire, facendo un piccolo... Dice, vabbè, il Napoli è l'unica italiana che ha vinto, vero, però dobbiamo dire che hanno giocato con la Real Sociedad, fortissima squadra spagnola, sì. Hanno giocato con Newcastle, forte squadra inglese, e ha giocato con l'Union Berlino, rivelazione del campionato tedesco. Noi abbiamo giocato col Braga, in questo momento è ottavo in Portogallo. Vi voglio ricordare l'anno scorso che è successo fra il calcio italiano e il calcio portoghese. È successo che l'Inter ha eliminato sia il Porto che il Benfica, la Fiorentina ha eliminato e è andato a fare 4 gol in casa proprio del Braga. Di grandissimo livello. Del Braga. Quindi calcio portoghese non è proprio, per quanto abbiano una nazionale molto forte, ma perché però i giocatori migliori stanno in giro per il mondo. Poi le loro squadre di club sono non granché, ecco. Vittoria. Sì, sono modeste, sì. Buonasera e complimenti per la trasmissione. La mia considerazione è questa: sarei stato, vabbè, fossi stato io il presidente del Napoli, avrei fatto di tutto per prendere Sarri. Il verbo l'hai cambiato tu? Il verbo l'hai fatto tu? No, l'ho cambiato. Non volevo cogliere in fallo l'ascoltatore. Non diciamo il nome, dai. Voleva il ritorno di Sarri, un nostalgico. Voleva il ritorno di Sarri, lo sai che se ne parlava a un certo punto, quando in quei famosi giorni che sono stati fatti i nomi di tutti gli allenatori del mondo, come vi ricorderete, no? Sì. Tranne uno. Qual era quello che non è stato fatto? Quello di Sarri. No, tranne Garcia. L'unico nome... No, Garcia in realtà era uno... Ma era nelle retrovie. Ma è stato fatto. Forse, sì. C'era. Poi è uscita a sorpresa. Ero in diretta quella sera. Sì. Tu c'eri quella sera? Sì. Eravamo in diretta e abbiamo fatto una puntata spettacolare. Sai perché? Perché abbiamo parlato fino alle 20:45. Erano i giorni forti di Galtier. Abbiamo parlato fino alle 20:45 di Galtier. Ai approfondimenti su Galtier. Alle 20:50 arrivi il tweet che il Napoli aveva pigliato a Garcia. Sì, ma adesso si sta riparlando anche di italiano, Sarri, tra l'altro. Sì, Sarri ha dovuto pure lui, anche lui si sta confrontando con un cambiamento negli ultimi anni del calcio, che il calcio suo, proprio quello che ha fatto a Napoli, fai fatica a riproporlo, resta comunque per me uno dei tre migliori allenatori italiani, Maurizio Sarri. Gli altri due vorrei sapere chi sono secondo me. Vai. Facile, vai. Vai, italiani? Fai. Italiani, sì, italiani. I tre migliori allenatori italiani. I tre migliori secondo allenatori me, italiani, secondo me. Quello della Juve, no? Quello del Milan, forse? No, Pioli? No. Pioli non ti piace. E chi sono? Vai. Sono Sarri, sono Spalletti, Sarri e De Zerbi. Per me De Zerbi. Ah, vabbè, sì, italiani certo. Anche all'estero, ok. Sì, sì, pensavo italiani di campionato passaporto. Italiano. No, di passaporto. Okay, no, okay. No. Questi per me sono i tre migliori allenatori italiani. Poi dopo ce ne sono altri che però... possono, per esempio italiano, che stiamo facendo innanzitutto, vediamo se l'ha fatto stasera, qui è in prospettiva, è un allenatore bravo anche italiano, non è italiano ma lavora da un tempo in Italia e secondo me un allenatore che è migliorato molto e negli ultimi anni mi è piaciuto molto, è proprio quello che affronteremo domenica. Ne parliamo domani ovviamente di lui, stiamo parlando di Thiago Motta, sì. Che tiene la squadra bene in campo. Lino! Buonasera a tutti. Ciao Lino. Buonasera, io innanzitutto vorrei dire, diciamo che
dire e fare tanti nomi di allenatore penso che sia ancora prematuro, credo, però io vorrei dire una cosa, cioè come si fa a fare tanti cambi? Cioè io vorrei capire a Garcia perché non far giocare gli stessi giocatori che hanno giocato con Spalletti e sostituire il ruolo di Kim con Nathan, punto e basta. Perché succede questo? Perché ci sono dei cambi proprio confusionali, non si sta capendo però, nulla però più Lino, del gioco. Però Lino, con tutto quello che stiamo dicendo, no? Ridurre tutto a Nathan al posto di Juan Jesus mi sembra, io mi auguro che diventi questa la chiave per risolvere tutti i problemi, però mi sembra un po' esagerata, ecco. Cioè, ma non è che appena Nathan sarà pronto e mi auguro forte dimostra di poter essere il titolare e gli altri 10 sono gli stessi dell'anno scorso, ah vabbè, tutto a posto. Non è così, non è così, non ma è questo il problema, non è il problema, non è allora, che sta facendo giocare, che sta facendo, che non ha fatto ancora giocare Nathan. Il problema è quello che abbiamo detto tutta la puntata, cioè la diversa concezione proprio filosofica del calcio, che non è detto che quella sbagliata, io non dico che quella sbagliata, perché chi sono io per dire qual è la filosofia giusta del calcio e qual è quella sbagliata, io dico solamente quella che preferisco io, eh. Io infatti quando parlo, per esempio, faccio i nomi di allenatori che a me piacciono, dico che mi piacciono, non dico sono più bravi, perché potrebbe essere che io, è un mio gusto estetico di come propongono calcio, ma non è detto che siano i migliori. A me per esempio non piace Tuchel, che è un allenatore che ha vinto la Champions, adesso allena il Bayern e probabilmente farà una grande stagione, a me non piace come mettere le squadre in campo, è una questione di gusto mio, ma non è questione di più bravi o meno bravi. Paolo, però quello che volevo dire anche, adesso sta per arrivare una grande partita, un grande match con il Real Madrid, ed è difficile, se non sarà per il Napoli dell'anno scorso, degli anni passati, è difficile affrontare una gara in quella maniera. Vabbè, ma sinceramente però, grazie Lino, grazie per il tuo intervento. Sinceramente io il Real Madrid in questo momento mi sfugge che cosa è, non so che cosa è, se mi chiedi, parlate del Real Madrid, io dico che cosa fa il Real Madrid, che è una squadra di calcio, mi spiego meglio, nel senso che sto pensando solo al Bologna, non riesco proprio a pensarci al Real Madrid, perché c'è il Bologna, c'è l'Udinese e c'è il Lecce prima del Real Madrid, e noi se non facciamo un sacco di punti in queste tre, ma proprio assai punti in queste tre partite, poi io ci arrivo quasi demotivato a Napoli-Real Madrid, vi devo dire la verità, quindi non voglio arrivarci così a Napoli-Real Madrid. A Napoli-Real Madrid ci voglio arrivare con la classifica migliorata e con le prestazioni soprattutto migliorate. Vittoria. Sì, leggiamo. Buonasera, non è Kvara che è depresso e che purtroppo hanno capito il suo modo di giocare con gli avversari, che hanno cambiato approccio quando incontrano il Napoli. E poi, secondo il mio parere, è anche un problema di condizione atletica. Io non lo so, ormai io non lo so, però lo hanno studiato bene. Io non la so, tutte e due le cose non le so, sinceramente. Aspettiamo, per me non è possibile, per come vedo io il calcio, che le squadre avversarie si siano... Allora, se fosse vera questa teoria che hanno studiato bene Kvara e limitano Kvara, sarebbe la grande fortuna del Napoli, credetemi. Cioè, se le squadre avversarie si concentrano solo su Kvara, il loro obiettivo è non far giocare bene Kvara, è una fortuna nostra, vuol dire che raddoppiano, triplicano su Kvara e teniamo gli altri liberi, gli altri sono bravi pure loro, vuol dire che quest'anno invece di fare 10 gol e 12 assist Kvara, fanno 10 gol e 12 assist Politano, Lindstrom e Raspadori. E a me, sinceramente, con tutto l'affetto per chi va per Kvara, basta che li fa il Napoli, io sono contento. Ma non è così, credete, non è così. Sì, un po' come si diceva l'anno scorso di Lobotka, che verso la fine veniva schermato, avevano capito il gioco di Lobotka e quindi... Ci hanno provato sempre. Ci hanno provato. E che quando funziona la squadra e voglio schermare, voglio raddoppiare, voglio triplicare, quando funziona la squadra funziona tutto. Quando non funziona la squadra è chiaro che noi la differenza prestazionale la notiamo più fra quelli che hanno fatto cose straordinarie e se incominciano a fare cose normali, dice Maro, che è successo? Rispetto a altri che più o meno hanno avuto uno standard simile, no? Assolutamente. Paolo, mi chiedevi della Fiorentina che ha concluso la partita in parità, 2-2, è stata raggiunta 5 minuti dalla fine, e si è, e si è infortunato anche Nico Gonzalez. Invece la Roma in Europa League vince per il momento 2-1, ma la partita non è ancora finita, con gol di Lukaku. Benissimo. Allora a questo punto 52... Facciamo Enzo e poi ci fermiamo un attimo. Enzo, ciao.
Ciao Paolo, buonasera. Buonasera. Io sentivo il fatto degli allenatori e tutte queste cose, però che sia comunque il primo anno che sta a Napoli, quindi deve capire. Mi senti? Sì, sì, ti sento, ti sento. Ok, io il problema più grosso secondo me è il portiere. Non lo so tu come la vedi, ma secondo me non la vedo così. È il problema più grosso. Non la vedo così, per me quest'anno c'ha una piccola responsabilità solo sul gol di Retegui, ma non sul tiro ovviamente, che era da 3 metri, no, allora, ma sulla respinta corta. Bravo. No, solo quello però per me. C'è il gol del Genova. Sì, con Retegui. Il secondo gol. Quello sì. Ma anche quella palla del primo gol, se tu vedi, lui sta sulla linea della porta, cioè lui invece di stare un po' più a centro. Il primo gol, il pallone va spizzato da De Winter a 2000 all'ora, là il portiere dove va? Il primo gol non passa proprio. Maledetto difetto che lui arretra invece di avanzare. Tu ti ricordi l'anno scorso contro il Liverpool i 2 gol presi sul calcio d'angolo? Lui li aveva preso dentro la linea della porta. Ma che non è il miglior portiere del mondo, ce ne siamo accorti, ma l'anno scorso ha fatto pochi errori e quest'anno finora ne ha fatto uno, e che tu addirittura dici che il problema principale del Napoli sarebbe la fortuna nostra, credimi. Perché vuol dire che tu togli lui, metti un altro e stai a posto. Invece ci sono problemi un po' più seri e più complicati da risolvere. No, perché lui c'è il problema principale. Allora mettiamo a Gollini, abbiamo tutto a posto. No, non sto dicendo Gollini, però io lo vedo come... Io non mi piace, magari sarò io... ho capito questo. Hai detto che è il problema principale. No, ma ogni tiro lo vedo insicuro, lo vedo... Cioè, ogni tiro che fa... Ho capito. Non ti dà sicurezza. Che facciano gol, proprio perché non lo vedo sicuro in porta. Ho capito, grazie a Sara. E poi un'altra cosa volevo dire, il difensore, cioè non possiamo avere Juan Jesus con Rachmanio o Ostigard, lì ci vuole un difensore centrale forte, perché se tu cioè le partite che abbiamo fatto Rachmani vicino a Koulibaly 2 anni fa e l'anno scorso vicino a Kim, e dobbiamo sperare che questo difensore forte sia Nathan, vediamolo. Io ho visto ieri una chiusura di Juan Jesus sulla linea, ha fatto passare l'abbiamo vista tutti quanti, l'abbiamo vista da difensore, l'abbiamo proprio... vista tutti. Enzo, grazie Enzo, ti devo salutare, grazie assai, speriamo Nathan, perché questi sono i difensori che il Napoli ha in questo momento in organico, quindi Nathan è l'unico che non sappiamo bene bene com'è, oppure forse un po' su Ostica, se giocasse di più potrebbe esserci un miglioramento, ieri stava giocando bene, nel finale è andato pure lui un po' in confusione, sì. Però comunque in tutte queste due partite, fra Ostigard e Juan Jesus, non meglio, meglio non è buona come parola, ha fatto meno peggio Ostigard di Juan Jesus, meno peggio, però comunque tutti e due hanno dato, non hanno dato sensazioni di sicurezza. Quanto sia colpa loro e quanto di un'organizzazione non perfetta, questo è una cosa sulla quale si può dibattere. Ringraziamo alcuni amici. Eccoci qua un messaggio di Vittoria e poi salutiamo. Allora, su Kvara ancora. Secondo Nunzio da Scafati, il problema potrebbe essere il rinnovo contrattuale. Ma il problema del rinnovo contrattuale c'è, e speriamo poi non si proponga più avanti e si risolva con i tempi che loro ritengono opportuni. Per me era meglio farlo prima, però lasciamo perdere. Non credo, perché devo per forza escludere questa tesi che il giocatore, perché non rinnova, non gioca bene. Questa io la escludo. Che è meglio se il giocatore è gratificato, è meglio. Però non credo che questo stia incidendo sulle prestazioni, perché il ragazzo, tutti i calciatori amano questa professione. Quando vanno in campo fanno un danno a loro stessi se non giocano bene, più che fare un dispetto alle società che non li ha accontentati col rinnovo contrattuale. Quindi al di là del fatto che sono persone per bene, professionisti, sono anche persone intelligenti, e quindi per tutte queste motivazioni che ho velocemente dato è da escludere che giochino contro se stessi e contro la squadra. Purtroppo è un momento dove non rende. Detto questo, il rinnovo contrattuale a Kvaratskhelia, per come funziona il calcio adesso, andava fatto 4 mesi fa, secondo me, per come funziona il calcio adesso, perché è assurdo che lui è il 23esimo giocatore che guadagna di più del Napoli, essendo invece uno dei primi 3 giocatori più importanti. È una contraddizione troppo forte che è inutile trascinarsela dietro. Tanto prima o poi si deve risolvere, vorrei capire perché poi. Tanto il fatto che 5 anni non è che lo risolviamo fra 2 anni. Allora, se lo risolviamo a gennaio 2024, vorrei capire perché non risolverlo a gennaio 2023, quando l'aveva mai questo ragazzo che ha dimostrato di essere forte. Non lo so. Che si paga qualche mese in meno.
Vabbè, ma si sono, però si gira una brutta voce sulla società, poi che non fa i rinnovi I con i tempi rinnovi, sì. giusti, e sul mercato fai, perché il Napoli fa tanta fatica sul mercato, ce lo vogliamo chiedere, perché poi parlano fra di loro i procuratori, i calciatori, quindi io certe cose le guardo più a 360 gradi, più che soffermarmi alla vicenda che Kvaratskhelia. Vittoria Biancardi, grazie, siamo qua, Grazie a voi. ti aspettiamo, speriamo almeno una volta a settimana, ogni 10 giorni, ogni 15 giorni, tu ci possa venire a trovare Con e piacere, mi ti organizzo organizza, e se ci fa sarò qui. piacere averti in trasmissione. Guido Gaglione, ciao, grazie. Ciao Paolo, grazie, buonasera a tutti. Ci vediamo domani, più tardi c'è la replica, ci vediamo domani alle 19:50. Un saluto da parte di Paolo Del Genio, buonasera a tutti.